Buongiorno, benvenuti nel canale. Oggi vi faccio vedere la nuova routine che ho messo in atto, in pratica da pochi giorni, dove però mi sono trovata veramente bene, perché riesco a fare il più delle cose la mattina. Quindi mi sveglio, accendo la macchina del caffè e dopodiché vado subito fuori in veranda per rientrare le robe che ho messo a stendere praticamente il giorno prima, approfittando ovviamente di queste giornate di sole. Ripongo i panni sulla sedia con molta calma per non svegliare tutti quanti e vado giù a svuotare la lavatrice che solitamente metto in funzione la notte, così quando la mattina mi sveglio ho già il lavaggio pronto per stenderlo. Dopo che ho finito di sistemare la questione bucato, invece mi preparo un caffè per me e adesso che ci sono le belle giornate mi concedo quei 5-10 minuti fuori in veranda da sola, così poi, vabbè, qui non si vede perché non avevo a disposizione il telefono perché stavo registrando, però leggo le notifiche, vado a controllare Instagram, pubblico magari qualche foto, rispondo ai commenti, insomma, prima che si sveglino gli altri divento una mamma social. Dopo che ho preso il caffè si sono fatte più o meno le 7 e quindi è l'ora di svegliare i bambini per prepararli poi per la colazione, si devono vestire per andare a scuola e quindi poiché adesso dormono nella stanzetta, qui Nicole non c'è perché è venuta nel letto da noi durante la notte, però sveglio Antonio e Antonio va giù da solo. Io quindi ne approfitto per aprire e rifare i letti. La struttura di questo letto fortunatamente è molto facile da spostare, quindi io volendo potevo spostare i letti e potevo andare dalla parte di dietro per rifarlo tranquillamente, però poiché sono le 7 di mattina e quindi dall'altra parte invece in camera da letto c'era mio marito che dormiva, non volevo fare rumore anche se comunque abbastanza silenziosa e quindi mi sono messa praticamente sul letto di Nicole e ho tirato le coperte e rifatto il letto. Però devo dire la verità, è abbastanza semplice nonostante sia un letto a castello, posso tirarlo e andare proprio dall'altra parte e quindi come se stessi facendo il letto matrimoniale, quindi facilmente. Dopo che ho sistemato quindi la cameretta dei bambini, meno uno, vado di nuovo in cucina e preparo la colazione, il caffè per il marito che deve portare via e anche poi la merenda per Antonio a scuola. Quindi evito le merendine e gli faccio un panino col prosciutto che lo mangia volentieri.
E visto che ci sono, anche la merenda al marito, una barretta e un frutto con il caffè. Sistemo gli indumenti da lavoro prima che lui scenda, così quando lui si alza, caffè, vestito e va via. Il marito fuori, i bimbi vestiti e mi preparo anch'io. Una volta che mi sono vestita, ho anche il tempo di sistemare il mio letto, perché non sono neanche le 8, o massimo può essere le 8 e qualche minuto. Quindi sistemo il mio letto, sistemo il pigiama, alla fine quindi ho fatto quasi tutto e siamo pronti per uscire di casa. Allora, questa è la mia nuova routine. Io solitamente non mi trucco, perché quando io poi accompagno Antonio a scuola e poi Nicole, vado a casa di mamma a fare il caffè e di solito mi trucco là, mi metto il fondotinta là, mi metto un po' di matita, insomma, mi sistemo là. Ecco perché non mi trucco a casa, altrimenti comunque dovrei ritagliarmi 5 minuti per sistemarmi un po', siccome non me ne frega di andare di farmi vedere così a scuola, non me ne frega proprio, e quindi almeno casa l'ho sistemata. Quindi adottando questa routine, ovviamente avendo la volontà ogni sera di fare la cucina, la mattina di svegliarsi un pochino presto perché poi devi svegliare i bambini, rifare i loro letti, quindi quando, mentre loro si vestono tu fai il tuo letto, ora sono le 8 e quasi 10, quindi devo uscire di casa per accompagnare Antonio che entra tra 10 minuti, però a scuola è comunque vicina. Quindi con questo mio sistema, io mi sono creata questa mia nuova routine mattutina che dopo mi permette nel pomeriggio di fare la cucina, dedicarmi ad Antonio, piegare le robe che non ho piegato, passare soltanto l'aspirapolvere, fare il bagno, ma almeno il grosso ecco è fatto. Poi dopo il pomeriggio ogni appuntamento, ora c'è il judo, ora c'è il rientro, insomma c'è sempre da fare.